Buonasera a tutti, buonasera, bentornati dal vostro dictator in questo terzo appuntamento, se non ricordo male, con la nostra partita multiplayer di Football Manager 2023 insieme a Matt, insieme a Leo, Lello, Ermanno. Questa sera si è aggiunto anche il Pube. Buonasera ragazzi. Pube che, se non erro, ha scelto l'Atalanta. Hai scartato la Atalanta. Fiorentina, la Juventus, raga, non la vuole giocare nessuno. Cioè, o viene un Atalanta. giocatore di FM juventino, o se no la Juve non la vuole giocare nessuno. Ricordategli solo che all'Atalanta abbiamo fatto razzia di tutto. Sì, ma penso che se E ne sia se. resa, penso che se ne sia reso conto, eh. Allora, noi mentre stavamo aspettando Matt, che è arrivato in ritardo e per questo verrà evirato di un testicolo, stavamo parlando anche un po' di Frattesi, stavamo parlando di Reinders, quindi c'è un po' di argomento calciomercato in serata. Buonasera, buonasera Coso Bello, ciao Emanuele Sudati, buonasera Dario, Nate, ciao Francopio. Dick, pareri su questo mercato del Milan se mi prendono Pulisic, Chukwueze, due innesti a centrocampo, più un serie Vicetea e una punta, sarei soddisfatto. Allora, mi sembra che stiamo correndo un po' troppo, caro Emanuele. Nel senso che, per quello che so io non sono un giornalista sportivo, sono uno che si informa sulle varie testate, sui vari siti, di calcio. Allora, per quanto riguarda Pulisic, è questione di venirsi incontro. Ballano ancora 8 milioni tra quella che è la richiesta del Chelsea e l'offerta del Milan. Però parrebbe che Pulisic abbia dato l'ultimatum al Chelsea, nel senso che lui ha detto: io voglio andare al Milan. È successa anche una cosa analoga per quanto riguarda Chukwueze, con il quale il Milan ha già un accordo con il giocatore. Vanno limati però quei 10 milioni che ballano tra domanda e offerta. Reinders dovrebbe essere questione, secondo me, di un paio di giorni. Io sono abbastanza ottimista sul fatto che venga chiuso entro questo weekend. Il Milan ha comunicato che c'è anche una trattativa con il Torino per il terzino destro. Staremo a vedere. Sarei veramente contento perché sono stufo di vedere Calabria. Il vero problema è la punta. Il E vero chi problema prendono, scusa, è del Torino? Coso. Quello che ho comprato io, dai. Lingo. Sì. Vuole Singo, vuole. E per quanto riguarda la punta, i nomi che ballano sono sempre due. C'è Morata, e spero vivamente di no. Perché? Perché Morata prende 6 milioni e mezzo, il Milan gliene ha offerti 5, e già 5 per Morata, secondo me, sono tanti. Nel senso che è un giocatore alla Giroud, è uno che ti fa 13-14 gol in una stagione, ha già 30 anni. Secondo me sarebbe dispendioso e sta continuando a portare avanti il discorso con Scamacca. E lì bisogna vedere poi dopo che cosa vogliono, perché lì si parla. Il Milan sarebbe più propenso per un prestito con diritto o obbligo di riscatto, mentre invece dall'altra parte sono più per il prestito senza vincoli. Staremo a vedere. Staremo a vedere. E poi c'è Musa che parrebbe essere un io lo conosco poco, ho visto qualche video, non mi sembra male, però. Ah, tra l'altro c'era anche una pista aperta, nel senso che avevo visto un'intervista nella quale la Salernitana comunicava che su DA c'erano due squadre italiane ed erano la Fiorentina ed il Milan, con il Milan in vantaggio sulla Fiorentina. Il problema di DA qual è? Il problema di DA è che ha una clausola rescissoria valida e attivabile fino al 20 di questo mese, mi sembra. Fino al 20 di luglio. Fissata, mi pare, a 25, non vorrei dire una castroneria. Mamma mia. E la Salernitana sarebbe disposta ad accettare il pagamento 50% al momento dell'acquisto, 50% a bilancio sull'anno successivo. Oh, DA i numeri li ha fatti questa stagione, li ha fatti anche nel campionato in Francia. Ha steccato soltanto la stagione in cui giocava in Spagna. Non so se era nel Valencia, no, non nel Valencia,
Valladolid, dove cacchio ha giocato? Fammi vedere. La password, raga. 1, 2, 3, 4. La prova, vediamo un po'. Salernitano. Che cazzo ha giocato in Francia questo? In Spagna. Valladolid, forse. Ronaldo, il fenomeno. Ma no. Vulaedia, eccolo qua. Nel Villarreal. Vedete, comunque c'è Jan Reims, 14 gol l'ultima stagione, 7 li ha fatti quest'anno in campionato, 7-8 gol li ha fatti di mi pare, Forse anche di più. È bravo come giocatore, dovesse arrivare lui non mi dispiacerebbe più di tanto. Il punto qual è? È che devi tirar fuori comunque 25 milioni. Io ho paura che con i 20 di Pulisic, Reinders, se poi ci metti dentro anche Dia, poi dopo la punta, io un altro anno col solo 16 gol e 6 assist. Cioè, 16 gol e 6 assist ha fatto quest'anno in Serie A. Cioè, in 33 partite, sì. E boh, è uno che sa giocare a pallone, Dia. Allora, vediamo un po'. Ragazzi, stasera mi sa che vi beccate il derby, eh? Stasera mi sa che vi beccate il derby, no? Sì, non abbiamo il mercato, riusciamo a giocare. È lontano il derby, però, eh? Guarda che ci abbiamo ancora tutto il mese di settembre, che sono... Io ho due partite di Champions, più Cremonese, Fiorentina, Atalanta... Poi ad ottobre, prima del derby, c'è Salisburgo, Spezia, Salisburgo, Roma... Madonna che trittico. Roma, Inter, Atletico Madrid. Oh! Anche il mio non scherzo. Tottenham, Lazio, Milan, Bayern Monaco. Madonna. Andiamo? Mi ha detto errore a me. Adesso sto riprovando. Dario Riba, è vero che su Dia c'è la Fiorentina, ma a quanto ha detto la Salernitana... C'è anche il Milan, e il Milan è dato più avanti rispetto alla Fiorentina. Poi a quanto dicono gli esperti di mercato, perché io non sono un esperto di mercato, io sono soltanto un appassionato di calcio specifico, il procuratore di Dia è molto molto amico con Moncada, quindi boh, potrebbe anche essere che hanno fatto proprio in virtù di questa cosa, l'hanno fatto per cercare di far alzare quelle che possono essere le pretese del giocatore nei confronti della Fiorentina a livello contrattuale, per fargli guadagnare di più. Io dico, dovesse arrivare al Milan non mi dispiacerebbe di A, eh? Cioè, non mi dispiacerebbe. No, sono io che non ho installato i pack grafici perché non voglio avere eventuali contestazioni a livello di copyright, raga. Amici, posso, connessione, no? Alla partita online, mi dice. A me pure, mi dà problemi del server, non lo so. Ah, ok. Anche a me poi mi dice errore. Allora, mi connessione al server non riuscita. A me non dice niente. Riprovo. Forse perché siamo avanzati mentre entravate? Forse sì, aspetta. Dobbiamo stare fermi. Ah, ok, stiamo fermi. Noi intanto, cicciuli belligeranti e calciofili, andiamo ad inserire una tattica che ho provato anche con la Propatria, che è una carriera che sto facendo in singolo, che mi sta dando tantissime soddisfazioni. Pube può testimoniare. Allora, vediamo se l'ho salvata. Non l'ho salvata. E niente, vabbè, la recupereremo poi. Noi comunque rimaniamo con questa idea di gioco. Cazzo, volevo provarla, visto che c'erano squadre tipo la Cremonese, così. Poteva essere molto interessante. Mi dice connessione alla partita, sì. Postecoglu.
Ang Postecoglou, allenatore del Celtic. Costipatoglou, nel senso che è uno che non va in bagno. Costipatoglou. Madonna, ma io devo sopportarmi i cronici un altro anno, io non ce la posso fare. Con il server non ho riuscito. Ma come? Why? Ma non è che ci hai attivato delle sub mod, ci hai attivato qualcosa? No, no. Vogliamo provare a salvare e rientrare da sì, tutti quanti. Sì, proviamo a riostare a questo punto. Salvo riosto. Proviamo. Chi è che non riusciva ad entrare a parte Pube? Io pure. Fiorentina e Roma. Okay. Tutti questi problemi sono piccoli problemi di cuore. Presa casdo il scappo. Liam Limpo. Ma che lingua parli tu? Ok, di nuovo acque. Da Arte Ur. È riostato? Sì. E di nuovo. Sì, ho visto il calendario della nuova stagione, anche se io sono uno di quelli che pensa che il calendario conta sì, ma fino a un certo punto. E soprattutto sono dell'idea che prima o poi le devi affrontare tutte, quindi. Però si può dire che l'asimmetrico è molto più figo del tradizionale. Sono d'accordo con te. Sì, è molto più bello. Comunque penso che il problema fosse che abbiamo premuto continua. Sì, probabilmente bisognava entrare prima tutti e poi andare avanti. Può essere. Probabile. Devo crearmi il personaggino. Faccio sì. Veloce. Dovrei avere anche il tempo di sistemarti la tattica. Sì, no, ma faccio veloce. Ce l'ho già salvata. Atalanta. Io devo sopportare Mirante ancora a lungo. Posso dargli un calcio in culo? Figa, il terzo del Milan. Sì. Ditemi quando possiamo dare il continua. Anche la Roma è entrata? Sì. Ah, sì, ok, sì. Allora a posto. Carico la tattica. Ora controllo giusto di chi mi avete depredato. Però. No, è vero che Chukwueze è in scadenza nel 2024, ma è proprio per quello che costa così poco, tra virgolette, perché secondo me a 25 lo regali Chukwueze, Io se fossi la squadra cedente, probabilmente meno di 28-29 non lo venderei. Cazzo, vabbè, Scalvini, Pasalic e Koopmeiers, vabbè. No, Tatarusano gli ho dato un calcio in quel posto. Ho mandato via. C'ho Mignani in porta. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po'. Ok, mi ho fatto. Adesso ci manca un Sassuolo, così possiamo avere le squadre dove mandare in prestito i giocatori per farli diventare. Esatto, per schiavizzarle. Per schiavizzarle. Aspetta, andiamo avanti allora. Sì, se avete tutto lo premete sul continuo. Ciao Alex. Celtic. O il magico Celtic. E vincerà 1-0 e io tirerò in porta 40 volte. Chi è che c'è la TV accesa? Io no. Io neanche. Ha
Ok. No, lui preferisce restare. Bravo, bravo, Ue a Drogo. Volevo mandarlo in prestito, ma vuole restare qua. E resterà qua. Ok. Ue Drago, wow. Dove sei? Come? Allora, Olympique Marseille, The Champions! Ah, io ho il Monaco invece. Beh, dai. Io c'ho la Juve. Di Coco Rigi. Che bella attacco sarebbe le Hawaii. Ma where? Come su sto gioco? Timothy. Costa manco tanto. Io anche lì, io ve la butto lì, perché Pioli non è flessibile. Perché se arrivassimo a prendere Chukwueze, noi potremmo anche risolvere il problema della punta facendo giocare Leao prima punta, Pulisic a sinistra e Chukwueze a destra. Ma secondo te Leao può fare la punta? Leao vuole fare la punta, non è un mistero che Leao abbia rotto i coglioni tutta la santa stagione perché lui non vuole giocare così largo. Ma secondo te lo può fare? Secondo me sì. Porterà dei risultati. Secondo me sì. Da vedere. Non una punta. Non può farti il lavoro che fa Giroud. Certo. Perché Leao comunque diventa forte non giocando sul filo del fuorigioco, ma partendo da dietro. Secondo me se lo metti in mezzo non capisci niente, ha bisogno di partire con lo spazio. Ma. Non è un centravanti, secondo me. Non era un mediano regista neanche Pirlo. Beh, fisicamente può fare quello che vuole, Leao. Cioè, non è che... Infatti stava facendo anche un lavoro differenziato per migliorare sui colpi di testa, perché non è normale che non cerchi mai colpo di testa un giocatore come Leao, che comunque è alto, cioè... Leao non è piccolino, è una bestia. Vabbè, no, sì, chiaro, ma io sono abbastanza sicuro che se tu metti Leao in mezzo fa meglio di un Morata di turno. Cioè. Bello. Oggi l'under 19 ha perso 5-1 contro il Portogallo. Fa piacere, sta.
Ho visto il calendario, ne parlavo prima, Enes. Il calendario, cioè, prima o poi le devi affrontare tutte. A me preoccupa molto di più il fatto che lunedì il Milan parte per il ritiro e non abbiamo neanche tutta la squadra completa. Non avete neanche un centrocampista in questo momento. Sì, no, ne abbiamo due in realtà. Vero. Uno è Krunic e l'altro è Pobega. No, anche Loftus. Giusto, uno ce l'avete, vero? Tanto sappiamo tutti che la prima di campionato la giocherà da titolare. Messi, Edoardo. Per me Messi. Più che altro io non sbagliato, so perché non prendiamo Milinkovic-Savic da centrocampo. Perché se tu prendi Milinkovic-Savic dovresti... Cioè tu devi fare conto di una cosa. Noi a distanza di 2 anni non abbiamo mai rimpiazzato un giocatore come Kessié con le caratteristiche che aveva Kessié. L'abbiamo fatto adesso con Loftus, ok? Hai ceduto Tonali e hai Bennacer infortunato praticamente per il 50-60% della stagione, poi ci sarà la Coppa d'Africa. Quindi vuol dire che devi prenderne altri due. E devi prendere un centrocampista di quantità che vada a rimpiazzare Tonali e devi prendere un regista che ti vada a rimpiazzare Bennacer. Cioè, ho capito, però... Ma devi comprare tre titolari, devi comprare, eh? Sono d'accordo con te, sono d'accordo con te che ha senso fare l'investimento per prendere, come si chiama? Non mi viene... Milinkovic. Devi fare prima i tre titolari, devi fare l'attaccante, devi fare l'ala destra. Cioè... Sì, ma io sto le cifre che leggo sono tutti 20 milioni. Milinkovic ma la cifra è quella. 30, 35. No, Milinkovic meno di 40 non trovo. Il problema ma è l'ingaggio. È scadenza, Lotito secondo te lo perde a zero. Ma Lotito secondo me a meno di 35 non lo manda via, e neanche se è l'ultimo, piuttosto te lo porta in scadenza, eh. Ma 30-35 è regalato Milinkovic. Un contratto sì, ma prende più di 6 milioni all'anno vuole. Se tu li raddoppi sono 13 cioè... milioni. Aridaglie. Io non sono sicuro che prenda 6 alla Lazio. No, lui chiede 6. Guarda che Loftus non ha mica i piedi da carpentiere, Dario, eh. No, Loftus è forte. Guarda che non ha i piedi da carpentiere. Non è un mistero che Sarri, in qualsiasi squadra dove ha giocato, lui ha cercato sempre di portarselo via dal Chelsea. Loftus è un bel giocatore. Il problema è che si è rotto il tendine e un po' si è fermato. Dal punto di vista fisico, quello è sempre il problema. Ma non mi preoccupa dal punto di vista fisico. L'intensità del campionato italiano è comunque inferiore rispetto a quella della Premier. Questo è vero. Dal punto di vista fisico, per esempio, mi preoccupa molto di più uno come Pulisic. Perché Pulisic è uno che 2 mesi di infortunio all'anno li ha sempre fatti. Anche di più. Però è uno che quando sta bene la differenza la fa. È uno che sa giocare a calcio. Cioè, sono stufo di vedere Selemakers e il frigorifero di Messias. Cioè, ma scherziamo. Basta. E tra l'altro, tornando al discorso di Singo, prima ne parlavo in apertura col Torino, perché il Milan sembrerebbe stia sondando Singo del Torino, vorrebbe infilarci dentro proprio Messias più Conguaglio. Messias si interesserebbe anche al Torino, perché comunque Messias è uno che i suoi gol in una stagione te li porta, il suo gol lo fa Messias. Il Torino è una squadra che segna pochissimo, cioè il,
Torino veramente fa davvero fatica a segnare. Quindi se lo sboloniamo lì sarebbe cartellino di Messias, che so cosa possa valere, penso valga intorno ai 5 milioni, 4, 5 milioni. Sì, no, è sicuramente molto duttile, certo. Ah, ma abbiamo la partita? Già. È il tunnel, deve mio vederla. Signore, nel tunnel ci mandiamo il VC, io non vado nel tunnel, io arrivo in elicottero. Tra l'altro, altra notizia, verrà ripristinato il trofeo Berlusconi in pianta stabile, il Milan ha fatto il comunicato e quest'estate in teoria dovrebbe essere contro il Monza per il discorso di Berlusconi. L'8 agosto, esatto. E sono, si attenderà tra San Siro e Lu Power Stadium. Sono contento. È partita, ragazzi. È partita. Che bello fare l'ingresso con la musichina della Champions. The Champions! Tonali allarga per Singo. Singo la mette in mezzo, non va. Tomori ancora. Leao la sponda. Grande interception di Bennacer. Singo in mezzo. Tomori intercetta, molto bene. No gol. È stata chiamata la goal line technology al primo minuto per un intervento che era tutto fuorché dubbio, nel senso che l'ho visto io che non era gol. Cioè. Attenzione, errore di Tonali. Può innescare la manovra di contropiede dell'Olympique Marsiglia. Tienilo largo, Inter in vantaggio contro il Monaco. Tienilo largo, Hernandez! Gesù, bambino! No, lo so, però non è detto che lo prenda per quel motivo lì, attenzione, eh. Perché sono con te, Singo a 4 ha dei grossi limiti difensivi, ma ti ricordo che aveva gli stessi limiti difensivi Hernandez appena arrivato al Milan, eh. Hernandez dal punto di vista difensivo è migliorato tantissimo negli ultimi 2 anni. Cioè, parliamoci chiaro, io ho visto anche giocare Kalulu come terzino destro. Quindi, nel senso. A Lulu a Lione era terzino destro nelle giovanili. Sì. Il Celtic è Hart. Joe Hart. A rigore con il Celtic, vai. Ah, ma l'arbitro è Taylor, ma vacca. Abbiamo appena segnato, raga, non faccio in tempo a entrare un attimo nelle... Ha segnato Kalulu! Pierre! L'arbitro è Anthony Taylor. La capocciata! Gran gol di Kalulu! Bubi, bubi, bubi! Yes! Yes! Ci sto provando, Alberto, ci sto provando. Vai Malik. No, abbiamo preso gol. Ha segnato a Minarit. Assist di quel porco di Veretout. Vabbè, ma se... E qua
qua ragazzi, tra Singo e Kalulu è passato che Singo veramente lì, dove cazzo sei andato, non ti vedo più, ma porca troia, non si può. No, ma che cazzo loda? Ma che cazzo loda? Non lodare niente, non lodare. Ho fatto loda che abbiamo preso, appena preso gol, mio signore. Che pushing. Lancia la bottiglia. Mandalo. Ostico sto Olimpico Marsiglia. Rigore. Calcio di rigore. Era netto, era grosso come il caso di UAI. Vai Teo. Ma vai a fare il culo! Rigore sbagliato. Non ci voglio credere, è un incubo. Tonali è stanco. Thank you.
Io Giroud ce l'ho ancora fuori. Io Giroud ce l'ho ancora fuori. A che minuto siete? No, io sono nel recupero. Io pure, 93. È praticamente finita. The Kettler prova il lancio lungo. Niente, 1-1. Dick, GDK come mediano lo stai giocando? Mi ci trovo in pista. No, ma è entrato in sostituzione, non è partito titolare. Ma ti sta dando soddisfazioni? No. Mi ha un po' disgustato questa partita. Anch'io. Però quando vedo il Napoli che prende due cazzi dal Celtic va benissimo. Mamma mia. Va benissimo. Il Napoli sta perdendo. Già. Perché non ho messo Pecorino di sta Champions. È sicuramente Pecorino il game changer. Cioè, è sicuramente Pecorino. Sicuramente sì. La prossima è Napoli-Roma, eh? Già. Che fine farà CDK? Ma è un brutto momento. Fine, cioè, me resta Milan, il 4-0 perché... ci ha fatto un po' perdere le motivazioni. Dobbiamo ritrovare noi stessi. Siamo nella quarta settimana, il picco sul martedì. Manca un capo analista delle performance. Niente, abbiamo perso 2-0. Male.
molto male. Chi è ancora in partita? Nessuno. Sono disgustato dall'ultima prestazione. Abbiamo sbagliato un rigore. Hai pareggiato? Che hai fatto? Ho pareggiato 1-1. Contro? Contro l'Olympique Marsiglia in trasferta. C'è un'offerta dell'Atalanta per Davide Calabria. Non ci voglio credere. Non co io. Il Milan tratta. Ciao Ema. Dica, l'Atletico ha perso. L'Atletico ha perso? Col Salisburgo 1-0. Meno male. Eh sì. Meno male. Atletico Madrid che ha perso, non è male. Non è male. Devo prendermi i fisioterapisti. Ma guarda, se vuoi ti posso mandare Origi. Secondo me se gli dici di fare il fisioterapista lo fa meglio che il calciatore, quindi può essere. È difficile. Trovati. Quanto costa il gioco su Steam? Non lo so, su Steam lo compro solo da Ineba. Comunque sta a 24 su Steam.
Su Eneba sta a 22. Siamo lì. Per PC. Sì, ma è scontato, perché sennò sarebbe a 60. Prezzo pieno. Ma chi? No, guarda che sono lordi gli stipendi visualizzati qua e non sono netti. No, Origi al Milan prende 4, mi sembra. Può prendere 4 Origi? 3,5-4? No, mi sembra 4 e... No, oh, fisioterapista. Rebic mi pare prende 3,5. Ma noi su Serginio Dest abbiamo diritto di riscatto? Ma c'è Serginio Dest? Fissato a 20 milioni. Fissato a 20 milioni. Prova l'ultimo con questa tattica, non va bene, cambio. Vediamo un po'. Stata accettata. Perché Dest comunque mi fa molto comodo. Lui gioca a destra e a sinistra. Anzi, faccio fino a ottobre. Fino a ottobre. Prego, Enes. Sono le ultime tre. Che sono tutte e tre in casa, tra l'altro. Quanto prendeva da te Calabria? Lo ricordi mica? Oh, puoi guardarci. Allora, Calabria prende 3 e 7. 4, allora. Secondo me gli dovresti offrire 3-3. No, ho dato 4, ma gli ho abbassato tutto il resto. Cacciamolo via! A casa loro! Neuhaus. Andiamo a bruciargli la casa! Il furore dilaga in città! Che minchia Bardaghi! L'altrosso. Del giocatore che è Adlin. Alte Yogo Maestano. E Florian. Che esagerazione! Che esagerazione! Madonna Gesù, che esagerazione! Ma che esagerazione! Ma che esagerazione! Puttana Eva. Ciao Paolo.
Non lo vuoi un Junior Messias? Atalanta? 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 Sì. Non lo vuoi Junior Messias? No, ce n'ho già uno di frigo in casa. Oh, 4 milioni te lo vendo. No, no, no grazie. Vuole nessuno. 4-3-3. Non lo vuole nessuno. E ora mi si è infortunato il maestro per 8 mesi. Mario Rui, il campione. No, Enes, ma questa non era una trattativa veritiera. Non era una trattativa veritiera. Invece guarda un po', ti faccio io un'offerta, Loris. Mi fai un'offerta? Sì. Per chi? Per già che ci sono, faccio anche un po' di questo, perché... Per chi? Sono terribile. Ho paura. No, no. Eccoli, fatta. Così, per lustrativa. Per lustrativa? Sì. Per chi è? Io ho messo Pecorino, eh. Vediamo quanti gol fa. Posso valutare contropartite comunque. Mm-hmm, va bene. Quanto vuole questo? Ah, perché è vero, lo ospa. Trasferimenti. Tanto c'è ancora tempo. Ma quanti soldi c'hai, scusa? Perché che ne hai incassati tipo... in avalanga? Perché t'ha comprato... ne ho tipo 70-80 milioni. Troia. Mamma mia. Un sacco. Eh sì, in realtà sono 60. In realtà sono 60, ma poi li trasformi in 100-120 praticamente con tutte le rate e quant'altro. Con le rate. Poi ti si ritrova nel giro di 3 anni come l'Inter, no? Per 900 milioni di debito, ma va bene. Li trasformiamo. È giusto, è debito sano. Ma sì, ma sì. Sì, sì. Non sapevi che c'era capacità di moltiplicare i soldi? Eh certo, il moltiplicatore è il debito. Chi è che ho comprato? Questo è un colpaccio, vai. Teo Hernandez voluto dal Newcastle. No, mi si è infortunato Luigi Davino. 5 mesi. Ma chi è? Non lo so. Esplorativo. No. Beh sì, giusto. Allora.
ti dico, il valore che gli do io è questo attualmente, però non posso darteli secchi ovviamente, magari vedi un po' di limellare qua e là anche con percentuali. No, non è minimamente, io sotto i 40 non valuto alcun tipo di offerta. Ci sta. Allora, non è nel mio target purtroppo, però se non giocasse un prestito così io lo farei giocare fisso titolare inamovibile 6 mesi. Valutiamo il prestito allora. Prestito secco, secco, sì secco, mi solo paghi quello, 100% pago tutto, dell'ingaggio, sì e mi fai un'offertina. Chi è? The Ketelaar, sì, la macchina The Ketelaar. Aspettativo della tifoseria sconfitta. I tifosi si aspettano una sconfitta, la dirigenza si aspetta una sconfitta. Paolo Taormina, già che porti il cognome di un notissimo avvocato, la dice lunga. Moltiplicare soldi, debito buono, bancarotta fraudolenta vibes. Ci sta Atalanta, Juventus e Roma Napoli. Ci sta Roma Napoli, sì. Oh, abbiamo preso Claudio Bellucci. Siamo ridotti proprio all'osso. Ah, ma il passino non è stato. Partita. Non giochi tu? Sì, giochiamo, penso tutti. E c'ho la Juve contro la Cremonese. Moltiplicare soldi. Bancarotta fraudolenta. Lanciami su Leao però, non su Wai. Madonna che ansia. Sulle palle alte continuiamo a ballare come non so che cosa. Storico. Sì.
Bambo, Zambo. Abbiamo pareggiato 1-1 in Champions, adesso siamo in campionato in casa contro la Cremonese, appena iniziata. Ma che cazzo fa questo? Oh, manca uno in aria. Vabbè. Ma Immobile è stupido. Come fa a entrare scivolata da dietro? Vabbè, si mangia. Chi ha segnato? Leao. Palla recuperata da Pobega. Bella. Così dobbiamo giocare. La verticalizzazione. Bene. Palo. Ah, rigore. No, sì, è vero. No, in questa partita non le ho fatte perché stavo facendo delle cose con gli osservatori e mi è partita la partita. C'hai ragione. C'hai ragione. C'hai ragione. Siamo veramente poveri di fisicità a centrocampo. Mi serve un cinghiale da combattimento. E c'è già semenne rotto, ma che cazzo. Mi serve un cinghiale da combattimento. Pecorino. Pecorino! Patrizio. Mi si è rotto Simen. E vai. E nel primo tempo ha avuto due infortuni e un'espulsione. Qualcos'altro? E Turam a centrocampo? Domanda da 2 milioni di euro. Aspetta, stavo leggendo. Chi è che avrebbe abbassato la linea difensiva? A me non già piace giocare con la linea difensiva bassa. Soprattutto perché ho un centrocampo poco fisico, quindi... E vai, anticipa il portiere con l'incornata, sì! 2-0. Uai! Guardalo lì il balletto di Mamma Africa. Dicevo no, perché preferisco che mi giochi a ridosso della linea dei centrocampisti, perché la fisicità che mi manca a centrocampo almeno me la danno i difensori. Ero tutti e due gli attaccanti. Ho dei difensori che comunque sono overall veloci, quindi... Mandalo! Mandalo che c'è il buco! Stupido, ma dai, Tonali di merda, ma non vedo l'ora di venderti, guarda. La partita degli ammoniti, questo. 7 ammoniti al primo tempo. Se segnava Singora alla fine del calcio.
rigore. Senti, Hernandez, vedi di non sbagliarmi il terzo rigore nelle prime 10 partite perché ti taglio il pipo. Oh, no. 3-0, vai. Bene. Hernandez, direi che possiamo dargli un turno di riposo. Facciamo riposare nel secondo tempo. Ma molti non sono ancora a regime. Settantesimo, facciamo riposare Bennacer. Incredibile, oh. Mamma mia. Passaggio sufficiente. Io finito. Che hai fatto proprio con sufficienza, una mozzarellina hai fatto. C'è il derby? Ma esci e vagli addosso, no? In due, li fermi come due banane. Ma porca troia. No! Osimhen e palo. Ma no, ho sbagliato tasto, Dio sa. No, Kvaratskhelia. No, Juan Jesus. No, no! Ah, meno male. Mamma mia. Che gollaccio di merda, lo spari Juan Jesus, che è un tappo. E Kvaratskhelia ha perso quella palla. Dentro dai, muovetevi. Dai, Abram, ma che cazzo.
Sì, però Kim che perde con il contrasto con Abraham. Sì. Guarda. No. Perché la spazzata non lo so. No, sta palla di merda. Ora quello è solo. Che cazzo. Vai. Vamos! Un grande tapi. Cosa è successo? Io sto guardando il finale dell'Inter. Ha segnato la Roma 2-1. L'Inter vince? L'Inter ha vinto 4-2. Ok. Avevo tolto Osimhen, ma che cazzo. È finita Napoli-Roma? No, siamo ancora 65. Allora andiamo a guardare una mezz'oretta di Napoli-Roma. Con la Roma che vince in trasferta 2-1, attenzione. No. No. Patrizio dice no. Patrizio.
Attenzione! Vodka, cioè, non ne prende. Oh. Un... No, oh, oh, oh. Banane! Ha fatto tutto bene Di Bala, a meno che la conclusione, mio signore. No, ma che... poteva anche tirarla a sinistra da Carvalho se proprio Pompi aveva paura di tirare in porta che era aperta. Non becca. E anche un bel Anguissa mi farebbe comodo. Il giocatore con quelle caratteristiche lì. No. Poverino, Kim lasciato lì da solo, lì in mezzo. Mamma mia. Cose strane. Ma io ho già sul lancio spettacolare. Oh. Ma che schifo sto Napoli, mio signore. Alma. Fa proprio schifo. Ma proprio sto brutto, Napoli. Brutto. Proprio brutto. Carvalho c'ha la zavorra, non si capiva, è stato zavorrato lì, non è partito. Mamma mia, dai. Ah, ma che cosa fanno? Ma è una cosa normale da fare, no? Quello verde palo, Abraham in porta, no, no, no. Dai, dai, ma che sta facendo? Fate qualcosa. Partita confusa, mio signore. Si è bloccato. Che è successo? Pure a me. Ah, no, okay. Andiamo. Niente, lanci a casaccio. Attenzione. Dormita della Roma qua, ragazzi. Dormita completa della Roma. Si infila Kvaratskhelia. Vamos. Bicca, hai fatto la cuffata del secolo. Come hai detto che il Napoli... No, raga, ma dai, il Napoli non sta a fan cazzo, Cioè... Mamma mia, che svarione difensivo. Ora la ribaltiamo, dai. È l'83esimo, manca poco. Andiamo a ribaltare. Poco. Così, battono e segnano. Ma tanto guarda, io faccio andare i moltiplicatori qua mentre voi fate le partite. Del debito? Sì. Mandalo! Bella! Tapin! Ma vai a far culo, va! Ma dai, ma cos'è sta roba? Ma che schifo, mio signore, ma cos'è? Ma dai. Dobbiamo fare 300 gol, mamma mia. Ma si sì, ha avuto un sacco di occasioni. Almeno da quando io l'ho iniziato a guardare dal 60esimo un po'. Prima non so che cosa sia successo, perché vedo che comunque di conclusioni il Napoli ne ha fatte tante.
stava segnando Pecorino prima. Matteo, come fai a far giocare Pecorino? Ma porca troia, ma che cosa c'hai nel cervello? Finita 2-2. Se il Napoli non dovesse vincere, con... a me farebbe anche comodo. 2-2. Anche... Con 35 munizioni in questa partita, da una parte e dall'altra. Ma te, no, 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 al 96esimo no. Sim, dai. Kim. Attenzione, per la beffa finale. Da... Vorrei che battesse. Okay. Una merda. Però c'è Kim. Niente. 2-2, va bene, 2-2. Un brutto 2-2 condito da 25 falli di Duarte della Roma e 17 da parte del Napoli. 6 munizioni da parte del Napoli e 6 munizioni da parte del Napoli. Entrate e uscite in questa stagione più 71 milioni. Jerry dovrebbe essere contento. Jerry dovrebbe essere contento. Un 2-2 non mi dispiace, considerando il brutto periodo che abbiamo avuto. Rovella, il Milan. No, lo voglio io, Loris, mi dispiace. Ma chi? Rovella. Puoi succhiarmelo, se vuoi. Non ho un euro, letteralmente. Roma e Lazio hanno vinto? Roma no, ha pareggiato. Scusami, Lazio e Inter. Sì, al momento siamo Lazio e Inter a 15, Napoli e Bologna a 12 e Milan a 10. No, sono vecchie, già abbiamo giocato, non ho calcolato. È vero. Allora, io c'ho Nets fissato a 8.7. Lazio sulle tracce di Rovella. Mandiamo una testa di cavallo a Dermanno. Guarda che la Lazio so io. Ah, pure te a rompere i coglioni. Ma che scassamento di minchia che siete voi, oh. Ma che palle. E dai. Ma dai cosa? Eravamo partiti così bene, 5-0, 4-0, 5-0, diceva. Un brutto ottobre. Pobega in allenamento prende sempre 9.10, cioè c'è la media del 9.10 in allenamento. Il Pobeghigno. Il mio Pobeghigno. No, ma poi c'è il mondiale. No, no, mi si rompono tutti i giocatori, no, dai. La tragedia del mondiale. È una tragedia. Atalanta perde contro la Juventus, mio signore. 1-0. Vabbè, novembre si fanno le trattative allora. Ma senti, ma poi Calabrifornia non ha più fatto sapere niente? No, per ora no. Settimane, ma che cavolo. Io ho fatto il contratto. Vediamo un po' cosa dice. Dick, i tuoi tifosi sono in ribellione, non vogliono vendere De Ketelaer.
c'è delle qualità fisiche un po' da persona che sta in reparto di ospedale, questo qua, però, lasciamolo lì. Ma qui sta arrivando. Ci voglio credere, ma dai, tutti rotti, porca puttana, ma porca puttana, no, mi sa che lo dovrò spostare dietro. No, non basta CDK alla Pirlo. Devo per forza. Perché se no fatico a fare rotazione a centrocampo. A livello di difensori comunque potrei tuttavia cambiare, dare un turno di riposo a Clelu. Clelu. Ma cazzo, ma c'abbiamo l'Atletico adesso? Oh cazzo, Gesù. E
Questo cambia tutto, allora. Questo cambia tutto. Mio signore. Questo cambia tutto, mio signore. Non possiamo permetterci di fare... Cazzo è Raimondi? Ma perché la società mi compra questi personaggi strani? Collaboratore tecnico, un altro, non ne voglio. Io voglio Paolo Taormina e Enes Licollari come miei collaboratori tecnici. E Muletto responsabile dell'area tecnica. C'è ansia a San Siro, mio signore, perché ospitiamo l'Atletico de Madrid. Speriamo che non finisce come l'ultima volta. Smettila. Sì, però scusa un attimo, perché adesso mi sta venendo un po' di ansia. Magari Gabbia contro l'Atletico di Madrid non mi sembra il caso di farlo giocare. No, ma dico, è così, cioè, a naso. Non fa pensare. Due piedi, cedo. Oh, questo Cordova, vai! Mamma mia, sono un giocatorone. Peccato che ero 46 anni. Chi è Tommaso Cecotti? Quello che è dei pizzicotti. Un imbambito, no, non te lo offro il contratto. Signor Paolo Taormina, Tommaso Cecotti, cosa ne facciamo? Io gli darei un calcio in culo e lo manderei da un'altra parte. È insulso. Giovane promessa, ma lontano dal livello dei titolari. Questo può giusto giusto lustrare le scarpe a Ribice, questo la dice lunga. Vado il secondo acquisto. E tu chi sei? In 28 anni.
Morata ha valutato 90 milioni e un furto. Depay 120. Ma perché? Proviamo la coppia. Poi si cambia. Young Africans contro Raja Casablanca. Chi sono gli Young Africans? Chi sono gli Young Africans? Sono i giovani africani. Ma quello che vuole fare questo governo è andare a cercare gli scafisti lungo tutto il globo terracqueo. E se lo dice il primo ministro, va bene così. No, ma è in scadenza. Signore, sale la febbre del sabato sera. Simone, Carotta. Facciamo giocare, ci interessa, ci interessa. Senza centrocampo l'Atletico, Koke e Saul senza centrocampo. Attenzione, Inter Bayern Monaco. Porto muso. Ma che fai? No. Ma fa cosa? Campos espulso, vamos. Dopo 6 minuti. Occasione Leao a 1:20, ragazzi, uno stop in area incredibile, conclusione, ma è uscito bene Oblak. Dannazione. Concentrati, ragazzi, concentrati. Gol! Kalulu! Pam 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 pam, seconda rete della stagione. Oh, all'ottavo minuto. Dai, ragazzi, su, dai che si va.
concentrazione, ritmo, velocità. No, traversare chi? Vabbè, mica che gol ha fatto Correa. Punizione alla Beckham nel 7, assurda. Assurda. Ma che gol ha fatto? Chapeau. 1-1. Non farti anticipare, Calabria di merda! Chiudilo, 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 chiudilo! Sì, Origi, Origi, si sblocca. Oh. L'altro frigorifero. Ora quella Champions. Origi è l'uomo Champions, ragazzi. Origi è l'uomo Champions. O l'uomo frigorifero. Come vogliamo fare? Esatto, preso per questo. Ah, okay, sì? Sì. Leao sbaglia il cucchiaino, scheggia la traversa, vacca boia, vacca boia. A che minuto siete? 38. 37. Vado a guardare il Milan, dai. Ma te è già finito? Sì, sì. Vabbè, però... Ma cazzo! Dio mio, guarda, è imbarazzante sto deficiente. Vai fuori, per amor di Dio. Lento. Fai ride, Ketel, mi sembri deficiente a volte. Dai! Tonali di merda.
Non lo sopporto. Vabbè, Leao che si fa anticipare come non so che cosa. Oh, che cazzo. Sì! Vamos. Un'azione proprio alla Teo Hernandez questa. Oh. Ma come lo stai vedendo giocare Teo? Esterno completo? Esterno completo, sì. Ci sta. Ma che palla di potresti De Ketteler, pure... Ma che palla? Non so se hai visto la precisione del passaggio di sì. De Ketteler, ragazzi. E De Ketteler regista. Chi ha 3-2 nel primo tempo, il mio cuore esplode da qui alla fine partita. Ma hai controllato praticamente il gioco comunque. Cioè, hai fatto un sacco di occasioni tu. No, sì, lo so. Peccato, il Teao si è inceppato questa volta. Il Teao si è inceppato. Mandalo, De Ketteler, mandalo! No. Sì! Secondo assist di De Ketteler per Leao. Molto bene. Solo due reti, Leao. Pensavo di più. Vola Oblak che nega la gioia del gol a Bennacer. E vai Malik Ciao, 5-2 e si va. E si va. No, mi si è rotto Zinski, porca. E si va. Vai così. Malik è cuore giallo-rosso. Mai. Mamma mia, cosa ha preso Maignan. Morto. Visite! Visite! Il
uscito Calabria si gioca meglio, eh? Hai visto? Ah no, abbiamo finito le sostituzioni, è vero, mio signore. Mi ero dimenticato di questa cosa. Napoli ritorna a vincere, andiamo. Ma finiamo verso mezzanotte? Sì. Mignan, eh? Eh? Ma cosa fai, De Kettelaar? Cioè, va bene la fantasia, ma questa mi sembra un po' esagerata. Mamma mia, ragazzi, De Kettelaar che va anche a recuperare i palloni. È il tutto campista, mio signore. È il tutto campista. Sì! 5-2, ragazzi. 5-2. Yes! De Kettelaar man of the match. De Kettelaar man of the match. Bene. Sono molto soddisfatto della partita, abbiamo visto del bel gioco e per un'Italia che così, così come non piace, vieni con noi per cambiare. Hanno segnato 5 giocatori diversi, eh? Sì. Tanto. Bene. Mi fa molto piacere. 3 difensori. Allora, io devo migliorare su Kalulu. Questo già lo fai. Adesso va bene così. Va bene così. Poi direi su Y che possiamo plasmarlo perché è giovincello. Ma questo Paolo dovremmo farlo a gennaio perché adesso il mercato è chiuso. Allora, per come gioco io avrei bisogno di rifare il centrocampo, più che altro perché mi serve, cioè voglio puntare su De Kettelaar come centrocampista dai piedi buoni e mi servono 2 giocatori fisici da affiancarli. Gente anche alta di statura, e in difesa bisogna migliorare la posizione di Kalulu perché io ho bisogno che i due braccetti siano molto bravi nell'impostazione, perché se, non so se ci avete fatto caso, ma io gioco tanto con l'impostazione da loro due.
mi sbagliano un sacco di passaggi perché poi partecipano tanto alla manovra d'attacco. E... a destra non è che sia al massimo. Non gioco con Torino. Mi tre gol, due assist. Sarei contento finalmente. Ho un contratto lungo. Lungo, lungo. Giocare contro la Viola. Devo giocare contro la Viola. Col Sassuolo. Giro ancora rotto, ma che due coglioni. E poi Atalanta in infrasettimanale, c'hai ragione. C'hai ragione. È vero. Peccato che c'è il mondiale. Tanto tempo. Accettato, eh? Sì, sì, lo so che ha accettato, ho confermato io. Ho confermato. Ah, la partita Milan-Atalanta è il recupero della giornata che non hai giocato. Sì. Ah, recupero? Sì. Chi è che gioca?
No, il prossimo... No, l'infrasettimanale. Ah, l'infrasettimanale, ok. Partite in conflitto per l'Under 18. Dai, Wai, mi raccomando, che il peso dell'attacco è tutto sulle tue spalle. Ma quello che vorrei capire io, Giro, per quanto ce l'ho ancora fuori, dov'è qua il centro medico, mio signore? Che sembra tipo l'ospedale Fate Bene Fratelli, raga. C'è tutti i giocatori ad alto rischio. Non so, una signora. Punta il dito a Krunic. Sei una merda! Sei inetto! Hai ragione. Vedi che bello avere il Paolo Taormina come staff tecnico? È meglio. Ci sei mai stato a Taormina, Loris? Sì. Bel posto. Sì. Che parto. Ma io, scusami, che ruolo gli ho dato? Non mi ricordo. Difesa. Difesa, non marcatura. No, lo so, il problema è che c'ho tipo questi 10 giorni qua sono devastanti, perché c'ho 3 partite uno dietro l'altro. Io non è che ho una rosa ampissima.
Cioè, potrei far giocare i due frigoriferi davanti. È l'unica. Per pregare. Facciamo giocare i due frigoriferi davanti, va. Facciamo riposare anche Y. Mi serve un centrale di difesa. Le guardo di sopra. È arrivato il colpaccio. Chi? Ah, lo vedrete poi. No, sto vedendo subito. Solo spoiler. Sì, Leao fuori dal Portogallo. Sì. Stabilisci istruzioni per la nazionale. Imposta tutto a 45 minuti a partita. Sì, Leao fuori dalla nazionale. Vaffanculo le nazionali proprio, guarda. Mamma mia, che spreco di tempo. Lodo. Dai, facciamo questa partita. Ci vanno stanco, visto bene. No, faccio qua. No, non voglio concentrare il gioco sulla sinistra. Diventi prevedibile poi. Serginio Dest, stato d'animo risvegliato. Dopo un anno di panchine, tribuna da Pioli. Molesto il tunnel. Sì, in cagamento di palle il tunnel. Ah, mia. È iniziato. Saponara, va che sei un ex, eh? Bravo, bravo Righi. Mamma mia, Righi. Taurino. No, madonna, il Deli stava facendo una magia. Dai, due imbecilli lì. Brava. Poi hanno recuperato, dai. Poi hanno recuperato. Brava Tomori, brava. Brava Giulia, brava.
Sia Sandy Caps. Vranx sta facendo un partitone, eh? Ma no, in orizzontale così. Guardalo, Vranx, oh, recupera tutti i palloni, raga. Ma che azione! Ma che azione! Origi Messias, ragazzi, la copia dei frigoriferi. Mamma mia. La passa la vicenda. Mamma mia. Bella. Bella, 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 bella. È la San Benedettese, mio signore. Ci dovremmo mandare Origi nella San Benedettese. Messias manco a porta vuota riesce a fare gol, ragazzi, c'è una cosa, è una cosa allucinante, è una cosa allucinante. Fallaccio che ha fatto Vranx qua. Rosso. Porca. Minchia, ha fatto un fallaccio da suino proprio. Ha fatto un fallaccio. Ma mi è entrato il computer, mi è entrato. Ha fatto un fallaccio da suino. Minchia che fallaccio che ha fatto Vranx. L'ha ucciso. Sta succedendo alla Roma, mio signore? No, Osimhen è espulso, ma che cazzo. Fanculo, va. Cazzo, non ce l'ho. 3-0. Mannaggia, mi sa. Boh, a me è entrata l'IA nella squadra. Thank you.
Dai, Krunic, però... Minchia, è uscito Franks... Un parto. È uscito Franks un parto a centrocampo. Guarda, lì è stanco. A me non mi ha fatto giocare la partita, ma vabbè. Come non ti ha fatto giocare? Ogni tanto si incanta. È entrata proprio tutta lì, ha fatto tutto lei. Non ho potuto modificare nulla. Ogni tanto quando desinca con Lost capita. No, vabbè. Minchia. Minchia. A me non mi va a tornare più in partita. Io sto rischiando davvero, davvero tantissimo. Cazzo, quell'espulsione di Franks a quel momento lì non ci voleva. È che è finita, ragazzi, l'abbiamo portata a casa. Dai che è finita, dai che è finita. Dai, cazzo. Sì. Oh. Che sofferenza. Almeno siamo riusciti a fare un po' di turnover. Che a Lazio ho risultato tondo, cioè 5-0 proprio così, bam. Ma non so come, anche perché ho fatto turnover, quindi tipo... Mi gira il culo per Franks. Mi gira veramente il culo per Franks, perché stava facendo una partita strepitosa sto ragazzo qua. Ma l'Inter che fa? L'Inter ha vinto 2-1, mi sembra. Okay. Comunque, ma sta ancora giocando? Io sì. Ah, ok. Sei a zero.
posso sostituirli adesso, dobbiamo aspettare. Mignan ha ricercato dal Newcastle. L'altro chi era? Perché non mi fa vedere le altre partite, scusa? Palle. Ciao Gallo, sì, CDK si è sbloccato, abbiamo vinto 5-2 contro l'Atletico Madrid, CDK ha fatto 2 assist e ha giocato una signora partita da centrocampista. Si è sbloccato. Adesso stiamo aspettando. Oh, hanno finito anche gli altri. Sì, mi sa, mancavo solo io. Hanno finito anche gli altri. Chiamoci, abbiamo l'Atalanta dopo neanche 2 giorni. Quindi arrivo da 4 sconfitte di fila. Non mi io, vabbè. Sì. Io ho perso pure. 1-0. Mamma mia, sei triste. Triste. La Madonna. 6-0 la Lazio. Puttana, la Lazio 6-0 ha fatto. Io ne ho presi 5 dall'Udinese. Beh, dai, compensi un po'. Raga, cioè, con un 6-0 della Lazio, uno 5-0 sconfitta della Roma, non oso immaginarmi Seawolf che cosa possa fare. Cioè, farà un video di 50. Ma perché, regà? Ma non è possibile! Allora. Si cambia modulo. Siamo primi nel campionato under 18, dai. Bene. Sì, io spero vivamente che l'Atalanta non si risvegli contro il Milan dopo 4 sconfitte consecutive. Spero che faccia anche la quinta, nel senso, mi spiace per Pube, ma
arrivo da una situazione disastrosa, però io sto prendendo i redini. Tu pensi di risolvere la situazione disastrosa acquistando Calabria? Ma qui è una riserva. Ma Atalanta ti serve un mediano di riserva? No, 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 già presi i titolari, in teoria. Ne ho presi tutti e due, ho preso anche l'attaccante, ma arrivano a gennaio. Servirebbero come il pane adesso. Ma anche il mercato dei prestiti è già chiuso? Sì, 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 sì. Lo parametrizzerò adesso. Cioè, a me mancano proprio i giocatori, sono tutti stanchi. Condizione. Neanch'io c'ho quel problema lì. Sto faticando a fare turnover. E in più c'ho Demiral, l'altro centrale, i due titolari di cede di difesa che sono rotti. Sai che Divo Corrigi cioè lui è contento di essere in esubero, ti rendi conto? Gli basta guadagnare. È contento di essere in esubero. Come stai, Gallots? Ciao Gigi. Tra l'altro Calabria, sai cosa c'è di bello? Che può giocare anche a sinistra. Anche se gioca male, ma può giocare almeno dopo tutte e due. Vediamo i gruppi sociali. Il gruppo dei Boccia più Vasquez che si è inserito non si sa per quale motivo. Stanco, clavicembali? Che cosa è clavicembalo, Gigi? Che cazzo stai dicendo? Sei impazzito? addirittura è arrivato. Inter su Rovella. Sarà un'asta selvaggia. Eh? Sarà un'asta selvaggia per Rovella. Sarà un'asta selvaggia? Potrei infilarmi anch'io nell'asta selvaggia. Potrei infilarmi anch'io nell'asta selvaggia per Rovella. Vediamo un po'. Però Gigi Luigi mi deve spiegare che cacchio lo c'entrano i clavicembali, mio signore.
Qua tutti che studiano. Mio signore ha recuperato un video, un vecchio video dove metteva musica aristocratica molto rilassante. Chaka Traoré, col cazzo che lo vendo. Giroud è scontento, mio signore. Vattene! Cioè, mi arriva un'offerta, lo vendo. Subito, instant. Instant. Galli ricorda lo spirito del derby lombardo. Ok, va bene. A noi, Pube, a noi. Prima sfida tra player per il Dick in questa stagione. Mannaggia. Facciamo così. Ci sei, Pube? Io sì, sì. Sto mettendo... City Skylines 2 esce il 24 ottobre, tra tante adesso. Virgolette. Ah beh, ma su City Skylines, ragazzi, il 2 vi prometto che mi farò vedere delle cose sensazionali, perché mi ci butterò a capofitto. Sapete la mia passione per i city builder.
No, non dare a disposizione nessuno l'under 20, che già faccio fatica con la rosa corta. No, ha senso, ha preso un shot 9. Giro in condizione eccellente. Ma c'è una partita adesso, ma che cavolo. Cioè, se non c'è la sostanza non lì. Eh sì, perché la scorsa volta, non so perché, solo quella partita era stata spostata. La recuperano adesso. Abbiamo una parete in meno, quindi noi. Sì. No, vabbè. Io e te sì, abbiamo, cioè io ho una partita in meno sicuro. Sì, sì. I nazionali ce l'avete, quelli che sono i nazionali ce l'avete. Io sì. Sì, sì. C'ho tutta la rosa a disposizione, eccetto gli infortunati, vabbè. No, lo spogliatoio facciamo fare l'elicottero a Messias. Magari quello è capace di farlo. Adesso ho dimenticato di fare una roba. Anch'io. Allora. Questo. Ma me le ha fatte, scusa. Ma porca puttana. Non ti fai cambi? No, fai no, cambi le... no, 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 c'entra niente. È che non capisco perché non mi ha messo le istruzioni sull'avversario che voglio io. Sì, pure, ma ogni tanto me ne sballavo un po' da me. Ok, adesso dovrebbe averle prese. È la fase di studio, mio signore. Siamo lì, ci osserviamo. Si è rotto Teo. Si è rotto Teo. Potenziale infortunio alla coscia. Stava giocando senza sosta da un sacco di tempo. Ogni tanto
lo cambiavo, ma no, ma imbecille, l'hai presa col non tacco, era gioco. Bella, era fuori gioco, se era fuori gioco. Svegliati però. Già secondo controllo che sbagli. Ma dai! Ah, tiraccio. Calcia! Ma bello. Meno male. Ma cos'è sta merda? Che buco che c'era in mezzo. Vai così. Vai, vai. Bisogna migliorare le condizioni dei cittadini. Miglioreremo anche quelle. Ciao Casar. Mandalo? No, De Kettler, lì dovevi provarlo. Lì dovevi provarlo, il filtrante. Stupido De Kettler. Ma porca troia, ma appoggiati dietro, deficiente. Ma appoggiati dietro, che ce l'avevi libero. Capra. Capra. Dagli sto cartellino. Porca troia, ha rotto il cazzo.
lo si chiama come l'arbitro? L'arbitro si chiama come? Si chiama come te? Stronzo allora. C'è lo Tum che fa giocare in 11, 8, 10. Dai, Singo! Non è fuori gioco, eri prima della metà campo. Ma pensa a te che pagliacciata. Ma pensa a te che pagliacciata. Ma non è fuori gioco. Non è fuori gioco. Se sei oltre la metà campo, non è fuori gioco. Ma questo mi sembra rincoglionito. E noi a fa dest. Dai, cazzo, ma giocala di prima, Dio Madonna. Thank you.
Dai, De Kettler, però quanto cazzo la porti sta palla, Dio santo. Vabbè, ragazzi, vabbè, ma vabbè, ma dai, ma vabbè. Ma che cosa ridicola. Patetico. Atebo e poi Bruno Perez. Patetico. Dove cazzo è Tomori? Ma perché Tomori è largo e Nez è al centro? Io non lo so. Vabbè. Che è mai cambiato? Vabbè, niente, non mi fa cambiare la formazione. Picchiagliela dentro, Tonali di merda. Meno male. Vabbè. Questi continuano a dimenticarsi la palla indietro. Leao non ne sta prendendo una. Ciao Magister, ciao Giulio. Ma di merda, sta andando tutto storto in sta partita qua, c'è.
Niente da fare, niente da fare. Sì, vabbè, ma dai, però, dai, cazzo! Fuori gioco? Non lo so, non mi sembra fuori gioco. No, non è fuori gioco. Ma vaffanculo, ma vaffanculo, va, ma vaffanculo, ma vaffanculo, va, ma pensa a te, ma che ladrata. Oddio. No. Millimetrico. Ma pensa a te, ma pensa. I primi punti. Ma va a caso, meno male. Hernandez mi ha spaccato pure Hernandez. No. Inizia risalita Atalanta. Ma spero che sprofondi, guarda. No. Spero che ti esonerano. Però devo dire che ho giocato abbastanza bene per essere in 10, a un certo punto mi hanno smesso di passare il pallone. Sì, ci siamo chiusi, imbroccato un passaggio. Ho messo il pressing, ho messo pressing a manetta. Ho messo dove stavano, erano tutti chiusi lì al centro. Forse ho giocato con... finiamo con questa? Sì, penso che sì, magari così finiamo a mezzanotte. A mezzanotte. Ci fermiamo. Tra la prossima volta e quella dopo riusciamo ad arrivare alla fase del mondiale. No, più che altro decidiamo quando continuiamo questa partita. Ditemi voi una sera. Io non ci sono, solo domani sera e basta. Poi domenica sera per me potrebbe andare bene. Sì, gli altri per me va bene. Domenica, che giorno è? È domenica. Oggi è il 7, venerdì 7, 9. 9. Sì, ci sono. Lello? Va bene. Ok, allora dai, continuiamo domenica. Ma perché se perché non mi fa continuare, mi fa uscire dalla partita? È tutto molto strano forse. No, non mi fa uscire dalla partita se vado su continuo. Anche a me non mi fa fare continuo. Siamo sequestrati. Neanche a me fa fare nulla. Ma ora mi dice in attesa, ok. Ok, perfetto. Mi dice che c'è Matteo, sì. Leo e Matteo. Però non è come se non fosse finita la partita, perché non è arrivato il risultato nella schermata dei... Sì, sì. Sa che devo aspettare ancora un giorno, perché non è passato il giorno. Sì, conviene far passare il giorno, perché a me neanche da salvare, quindi... Sì, fate passare. Allora andiamo avanti. Manca solo Leo. Ok. Ma è bloccato? Ah no. Ok, salvataggio in corso. Ok. Questo mi fa salvare, perfetto. No, perché io ero dentro in conferenza stampa post partita. Aspetta un secondo. Fai passare sta cosa qua che a me mi ha bloccato dentro in conferenza. Cos'è sta roba? Opzioni? No comment. E non mi fa andare avanti. Vabbè. Continuiamo domenica. Ok, mo mi se... no, vedi? Non mi fa cliccare continua. Prova tipo a uscire tipo dalla propria schermata. Non posso, sono nella schermata della conferenza. Sì. No. Vabbè, comunque, buonanotte a tutti, noi ci vediamo domani alle 14. Adesso sta salvando un'altra volta in conferenza. Ma cosa sta succedendo? Boh.
Ok, vabbè, io do la buonanotte al pubblico, ci vediamo domani. Ciao belli. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte.